possiamo avere un'idea del territorio antico vedendo questa ricostruzione eseguita insieme alla dottoressa Cassieri nel 2000, dove praticamente in modo molto schematico, ma abbastanza che dà un'idea abbastanza completa, si può vedere quale fosse il rapporto della parte urbana di Formia Antica, che si era sedimentata già sulla città volsca cinta da mura poligonali, e quello che era il suburbio dominato esclusivamente dalle ville. Di queste ville una buona parte erano ville litorane, ville costiere e per di più ville marittime. Per ville marittime, così come erano chiamate anticamente, si intende proprio la villa a diretto rapporto con le acque marine, traendo le suggestioni di questa situazione nelle soluzioni architettoniche e anche provviste con impianti di piscicoltura, e quindi con le piscine, così come erano chiamate, diciamo, le peschiere, e con approdi privati. Molte di queste ville, almeno inizialmente, avevano una funzione commerciale per via di mare e quindi erano caratterizzate anche da notevoli depositi per l'immagazzinamento delle merci commerciali. Il confine, come dicevo, andava in prossimità della zona detta Speluce, dove c'era la villa imperiale di Tiberio, prendeva tutta la corona dei Monti Aurunci fino alla sommità perlomeno delle cime più alte, che si mantengono tutte mediamente sui 1000 metri a 5 km dal mare, e fino al confine dell'antica Minturne. Quindi un territorio abbastanza considerevole. Questo dipinto dell'Hackert, che fa parte della serie Conti del Regno ordinato da Ferdinando IV, ci dà un'idea di ciò che noi non possiamo ricostruire dell'antichità, cioè praticamente come si presentava il paesaggio nell'epoca classica. È molto simile a quello rappresentato qui alla fine del Settecento, sostanzialmente. Guardate, per paesaggio, come ho detto, si deve intendere l'insieme dei fattori naturali e della cultura umana, per cui non è soltanto l'aspetto morfologico o vegetazionale che conta nel paesaggio, quello semmai potrebbe essere solo il panorama, ma è la stessa popolazione, le attività che si svolgevano. Qui c'è una fabbrica di mattoni, l'approdo e l'imbarco delle merci per le varie destinazioni, in particolare nella zona partenopea. Quindi questo è il concetto e questo è l'aspetto che si poteva presentare anche in epoca romana dell'antica Formia. Il paesaggio non va considerato soltanto dal punto di vista della cultura, delle attività, ma anche dal punto di vista mitico-religioso, sacrale. Tant'è che nella rifondazione di Formia, perché Formia è stata una città di rifondazione in epoca romana, era preesistente, ma chiaramente i romani, con la colonizzazione, almeno dal 188 avanti Cristo, quando è stata assegnata la Civitas pleno iure, cioè con diritto al voto, praticamente la città si è dovuta dotare di quelle caratteristiche fondamentali all'esercizio della cosa pubblica, cioè il foro con i vari uffici, il tabularium, la curia e quant'altro. E questo tipo di struttura si basava sull'incrocio del Cardo e del Decumano, che erano i due assi stradali di cui il Decumanus, che generalmente lungo il corso del sole, era il principale. Nel dover fare questo tipo di operazione,
erigeva un templum, ma non in senso costruttivo, cioè si istituiva un templum, un punto di osservazione, in cui l'augure osservava i vari fenomeni del cielo o diciamo i rapporti con il paesaggio di allora, per stabilire come dovessero essere disposti questi assi fondamentali su cui fondare la nuova città. In questo tipo di situazione il templum, praticamente il cielo veniva diviso in quattro settori e ogni settore veniva assegnato un tipo di divinità, divinità, grandi divinità celesti, divinità della natura, divinità terrestri, divinità infernali. Questa situazione si può verificare a Formia perché in base a questo templum si hanno dei riscontri sul paesaggio, in quanto nella parte delle grandi divinità celesti abbiamo la cima più alta del Monte Altino, che tra l'altro ha questo nome ereditato già nell'alto medioevo e evidentemente riferibile al culto di Giove, che tra l'altro era il culto principale dell'antica Formia. Abbiamo la zona di Cianula oppure Ianula, che guarda caso sta nelle divinità della natura e si riferisce a Iana, cioè il nome arcaico di Diana, quindi divinità della natura. E Ageida Venere, divinità terrestri. Perché Venere? Perché recentemente è stata scoperta a Monte Orlando una iscrizione riferita a una culinam pubblica, cioè una cucina per pasti rituali, che in questo tipo di esempi di iscrizioni sono quasi sempre tutte legate al culto di Venere. Questa cosa è importantissima perché lega il culto di Venere a quello che Virgilio ha scritto nell'Eneide, tra il sesto e il settimo libro, nel settimo libro in particolare, quando si fa riferimento alla sepoltura della nutrice Gaieta. Enea, fuggitivo da Troia, vi ricordo, era figlio di Venere. Quindi il popolo romano che è stato generato da Enea in effetti ha un'origine, ha un ascendente da Venere. Quindi questa cosa è importantissima, perché guarda caso Virgilio ha fatto morire questa fantomatica nutrice proprio a Gaeta, cioè un luogo dedicato al culto di Venere, che era la madre effettiva di Enea. E quindi poi in analogia questa nutrice protettiva, così come protettiva la madre, si rivolta sul promontorio che è protettivo dal mare aperto di tutta la zona interna del golfo. Quindi c'è un rapporto preciso tra mitologia diciamo e aspetti sacrali e il paesaggio. Diciamo, stiamo dando queste infarinature per capire bene poi la villa dove si va a inserire e diciamo come è motivata, perché la villa non è quella che immaginiamo oggi, cioè una struttura residenziale contornata dal giardino. Era un concetto eminentemente economico. La villa era la tenuta agricola generalmente, di cui c'era divisa in due parti, una pars diciamo rustica e una pars urbana. La pars urbana era quella devoluta alla residenza del proprietario, ed è quella che poi si è sviluppata in magnifiche architetture alla fine della Repubblica e per almeno al medio impero. Ecco, qui possiamo vedere la città di Formia nel gradimento come era praticamente concepita, in tre blocchi riuniti un po' dall'unico sistema carto umanico caratterizzato dal transito dell'Appia. Prima l'Appia probabilmente, quella originaria del 312, percorreva la strada di circonvallazione, un percorso di circonvallazione.
E la cosa importante da capire è che una città di mare aveva come porta principale il porto. Non è possibile concepire una città di mare senza il porto, perché oltre a essere un elemento protettivo dai malosi per quanto riguarda la parte urbanizzata costiera, e questo è ovvio, era proprio un elemento rappresentativo nei confronti di chi veniva da fuori. Era la porta principale, perché porto porta alla derivazione da porta, in effetti. Quindi il porto si qualificava con tutta una serie di architetture pubbliche molto diciamo di grande eccellenza, però coadiuvate anche dalla presenza delle ville, che si confondevano con le strutture pubbliche. Non è come oggi, che la struttura portuale di Maniave è separata nettamente dalla struttura privata, dalle strutture private. C'era un po' questa interrelazione, questa confusione, che però concorreva nel dare il massimo dell'immagine della città, sia dal punto di vista del pubblico, sia dal punto di vista delle famiglie di alta dignità che praticamente o vi risiedevano, diciamo, temporaneamente, o che erano proprio del luogo. La struttura portuale c'è indicata dai resti presenti sul fondale e soprattutto indicata dalla presenza di piscine che non hanno nessun frangiflutto protettivo, per cui queste piscine dovevano essere necessariamente all'interno di uno specchio portuale. Decisamente. Una piccola annotazione che ci servirà per capire dopo le strutture portuali come erano fatte, e quindi anche le piscine, che erano l'elemento più caratteristico delle ville marittime. E andate avanti. Allora, abbiamo tre modi che ci sono indicati da Vitruvio. Il primo modo è quello di fare un cassone di legno affondato, una volta ripulito il fondo, e versarci un impasto di malta idraulica e scagliere lapidee o cemento, da cui cementizio. Questa malta idraulica era praticamente, si poteva ottenere unendo la calce, la semplice calce, con la pozzolana dell'ambito ferreo, oppure quella anche dell'ambito romano, quindi un materiale vulcanico, una sabbia vulcanica che praticamente interagiva con la calce e riusciva a far presa nell'acqua. O se non c'era la disponibilità di questo materiale, della pozzolana, si procedeva con un doppio cassone con un intercapedine con dei sacchi di argilla compattati, quindi diventava un cassone impermeabile, e con una pompa aspirante premente si toglieva l'acqua e si costruiva la pila, cioè il pilone, con la malta di calcio aerea che si doveva essiccare necessariamente all'aria. Nell'altro esempio ultimo, laddove il mare non permetteva questo tipo di costruzione, si procedeva a costruire sulla terraferma il pilone, però appoggiato su un piano inclinato livellato con della sabbia. Poi si rompeva il muro anteriore che conteneva questa sabbia, il mare rodeva la sabbia e il pilone scivolava in mare, veniva parato, e quindi poi su pilone si procedeva con questa costruzione. Questo sono delle cose anche stupefacenti, di far capire come la tecnologia, nelle pur ridotte possibilità di allora, riusciva a sfruttare al meglio le risorse. L'immagine dei porti, come vi dicevo, e delle ville. Questa è un'immagine, un dipinto stabiano, di un porto dove si vede chiaramente quello che è un apparato pubblico, con delle colonne onorarie, degli edifici, eccetera. Sicuramente, ecco, anche delle colonne onorarie, i moli, però qua c'è sicuramente una villa. Perché c'è una villa? Perché questi puntini bianchi sono degli oscilla. Gli oscilla erano dei dischi di marmo, anche di 60 cm di diametro, forse anche più,
appesi nell'intercomunio con dei ventagli, con dei sonarelli metallici che quindi aggirati dal vento davano varie sonorità, e su questi dischi c'erano delle rappresentazioni mitologiche ed erano un tipico ornamento dei portici delle ville. Quindi vedete come la villa è inserita all'imboccatura del porto senza nessuna distinzione. Qui vedete anche un faro dove alla sommità di un faro c'è una statua di bronzo dorato, così come sembra, e il solito molo su arcade poggiante appunto su questi piloni cementizi. Ecco qua, abbiamo finalmente un'immagine delle ville come si presentavano, poi vedremo quelle che abbiamo sul nostro territorio. Come vedete, il contatto diretto con l'acqua, addirittura con i riflessi del colonnato, come vedete, no? I moli. Una cosa strana, in tutti questi dipinti non esiste una sola rappresentazione di una piscina o peschiera. Questa è una cosa molto strana e non, francamente non mi so dare una spiegazione, sto indagando questa cosa, al momento non sono riuscito ad avere altre immagini, ma l'elemento fondamentale che vedete è il portico, perché il portico era l'elemento che proteggeva ovviamente dalle inclemenze del sole, ma non solo, anche del vento, perché il portico è un frangivento. Quindi, stando sulla riva del mare, è necessario avere un portico, sì, tanto per ripararsi d'estate al fresco e tanto per stare caldi d'inverno, perché ovviamente il sole è più basso che andare in profondità, quindi riscalda all'interno del portico. Vi dico questo perché noi crediamo che queste ville fossero utilizzate esclusivamente d'estate. Non è vero, anzi, erano usate prevalentemente in inverno. Tant'è che abbiamo, come vedremo, degli esempi dove la parte abitativa sta in una zona eccessivamente calda. Quindi bisogna sconfessare questa cosa. Come vedete, ci sono, ecco, queste due ragazze, sembrano, questa barchetta, qui addirittura si richiama in diversi di Apollinare, dove si parla di questa barchetta che scorre sulle acque tranquille con un venticello leggero come quello prodotto dalle ragazze che si sventono con la veste. Se voi leggete l'epigramma 10:30 di Marziale, vi potete rendere conto di questa cosa. È una strana somiglianza, vedete, addirittura un ponte, un isolotto, cioè una grande fantasia, no? Nell'esperire queste soluzioni molto particolari. Te lo penso io. Magari, grazie. Qual è il numero? E finalmente cominciamo a vedere le ville come si posizionavano sull'ambito costiero. Ville con piscina. E vedete come sono in stretto rapporto con l'urbe e in stretto rapporto con il territorio che poteva fornire la pozzolata. Quindi una grande quantità di piscine che va dall'area Flegrea fino a Pianosa, all'isola d'Elba, con una particolare concentrazione nell'area Flegrea, nella parte appunto della attuale Lazio meridionale e attorno alla Cinque Vecchia. Naturalmente c'erano dei tratti costieri che proprio non consentivano l'edificazione di una piscina, proprio per la natura del fondale, quindi impossibili da strutturare. Vai avanti. E possiamo... Beh, se compiuto. Arriva? Beh, grazie. Prima di andare avanti, per avere una cognizione di che cosa suggeriva il mare agli antichi romani, lo possiamo dire da questo mosaico della Casa del Fauno, un emblema di un mosaico pavimentale, dove è illustrata questa scena in cui ci sono rappresentate con dovizia di particolari le varietà di pesce, vedete uno scorfano, una spigola, una triglia di scoglio, tra le altre cose, una caposanta, un Murex brandaris, proprio come specie molluschi conchigliferi, una torpedine, una murena,
una ragosta e un buffo, con dovizie particolari, ma anche con una certa, come posso dire, suggerimento di fantasia, perché qui c'è un uccello che è un antico pescatore che sta osservando, pronto per cacciare. Quindi c'è questa suggestione, che dava l'ambiente marino, poi chiaramente veniva riversata anche nella tavola, nei convivi. Quindi in queste ville si trasferiva quello che si faceva nell'urbe, lo si trasferiva nelle ville. I ceti più elevati nelle proprie ville creavano gli ambienti adatti alle discussioni politiche, ai convivi, alle speculazioni filosofiche, artistiche. E soprattutto nei convivi è chiaro che si decidevano molte cose, e il pesce era pagato a caro prezzo. Un banchetto di Cesare ha speso 40.000 sesterzi per il pesce, cioè voglio dire, è un legame, un rapporto, quello alimentare con quello che è il godimento, l'ozium dei romani, cioè il colto riposo, il colto godimento che si faceva in queste ville. C'è un rapporto molto stretto. Andiamo avanti. Ed ecco, finalmente siamo nel golfo di attuale golfo di Gaeta, Sinus Formianus, e avete visto le ville quante sono nel litorale tirrenico laziale, e qui ce n'è con piscina. Qui solo ce ne sono 16 accertate, 16. Chiaramente alcune, la maggior parte sono scomparse, ma sono sicuramente documentate, anche perché è rimasta la parte a terra. Quindi oltre al documento trascritto c'è la prova provata effettiva dell'esistenza di una villa rimpetta al mare, che ci dà la quasi certezza, anzi l'assoluta certezza, dell'esistenza della piscina. E quindi si vede con la concentrazione nella parte urbana, molto riparata anche dal porto, tutta la parte, l'arco riparato dalla penisola di Gaeta, ed eccezionalmente quella nella parte di Giano, dopo un lungo intervallo dove ovviamente la piscina non poteva proprio farsi, ma che è in una situazione, si instaura in una situazione molto particolare della costa di Avura. Allora, alla prima piscina, la piscina del porto di Formia, che è davanti alla villa comunale, ahimè negli anni 50 interrotta come relazione dal passaggio della via litoranea, che l'ha coperta per almeno un terzo. Questo è quello che si vede. Come potete vedere c'è un argine perimetrale sui fronti, diciamo, esterni, che protegge l'interno, ripartito in vasche geometricamente definite, in particolare con la forma dominante della losanga, che ricorre in molte piscine. Come vedete, un impianto che frontalmente ha 60 metri di lunghezza, quindi 200 piedi romani, un piede praticamente sono 30 cm, per 4 mm sono 30 cm, per 30 metri di larghezza, con banchina sulla quale c'era impostato in origine un portico, quindi che affacciava direttamente sulla piscina. Si vedono qua, vedete questi blocchi di pietra? Sono praticamente i blocchi di pietra, cioè la fessura dove scorrevano le cataratte, ossia le paratoie, e le griglie che permettevano il ricambio idrico senza che ovviamente il pesce potesse scappare. In un altro punto qui c'è addirittura una soglia di battuta con la doppia incisione dove si andava a alloggiare la cataratta e la griglia, è però un'apertura di superficie, mentre invece queste sono aperture sicuramente che andavano più in profondità, attualmente molto insabbiata. C'è un aspetto importante da notare, che i muri erano scalati perché per evitare la brutta visione di un muro netto perpendicolare, e anche con la colorazione dell'acqua si poteva praticamente avere un certo effetto cromatico che richiama quanto ci è stato detto da Catone, da Colomella,
che le chiama piscine lobulate. Lobulate perché li chiamavano la tavolozza del pittore, ripartita per i vari colori. Quindi questa cosa mi fa pensare che in effetti ci fosse una variazione cromatica anche all'interno di queste vasche. C'è un altro aspetto che non è ancora considerato, ma che io ho scritto, me ne assumo la responsabilità, che queste piscine erano esposte agli uccelli marini. Quindi in qualche modo ci dovevano essere delle reti protettive, e in alcuni di questi impianti c'è testimoniata la presenza di fori al di sopra delle murature, che sembrerebbero essere proprio gli elementi portanti di queste reti. Andiamo avanti. Dobbiamo fare un attimo per capire il funzionamento delle chiuse e quindi delle griglie. Dobbiamo fare un passo indietro, andare a Grottacce in prossimità di Roma, dove c'è questa villa ormai rimasta a livello di fondazioni, e davanti questa magnifica peschiera sul mare aperto ma di basso fondale, quindi l'impatto dei marosi era molto ridotto. E in questa peschiera è stata trovata una griglia di bronzo, una lastra di bronzo, che ha una cosa estremamente persino commovente dal punto di vista della tecnologia. Se voi vedete, ci sono fori seriali di diverso diametro, di due diversi diametri. E questo perché? Perché si generavano flussi di diversa velocità dal foro grande al foro piccolo, in modo da rendere autopulente la griglia. Quindi in pratica le alghe, le impurità non andavano a bloccare questa griglia, che comunque venivano ripulite dalle incrostazioni, ma in ogni caso nell'uso corrente si evitava questa problematica. Andiamo avanti. E qui ritorniamo a quello che è dietro la piscina del porto, con questa serie di locali voltati, come vedete, con questa caratteristica, cosiddetti criptologici, ma falsamente definiti criptologici. E poi queste sono risalenti al primo secolo avanti Cristo, poi sono stati ampliati in età augustea, tarda Repubblica, con un altro sviluppo verso occidente e un portico anteriore contemporaneo alla creazione della piscina. In pratica questa villa prima la piscina non ce l'aveva, fungeva da ossia traeva economicamente gli utili dal commercio marittimo, e questi locali sicuramente contenevano anfore binarie, perché negli scavi del 2008 del 1998 condotti in via Vitruvio, quindi dietro questa costruzione, è stata ritrovata proprio la fabbrica di anfore binarie tipo Dressel. Quindi un rapporto di fabbricazione di anfore sul posto e praticamente virgolette imbottigliamento ed esportazione. Andiamo avanti. Appresso alla piscina del porto, ormai scomparsa, c'era quella di Caposebice, che si caratterizzava sempre con questa losanga entro un esagono più ampia, e Iacono, che è stato colui che ha studiato da prima queste piscine, nel 1914 ci dà una dimensione di 300 piedi, quindi quasi 90 metri, ma in realtà non è così, perché un rilievo e un progetto di banchina su questa piscina del 1880, che quindi è molto preciso nelle misure, è legato anche all'appalto, e ci dà una misura in realtà di 65 metri. E difatti voi potete rendere conto che la losanga, ossia il rettangolo dove è scritta la losanga, è la stessa proporzione. Guardate quanto è piccola la strada che vi ho qui, guardate quanto è grande qua nella dimensione giusta. Quindi Iacono purtroppo qui ha compiuto un errore, e non è la prima volta, però del resto che volete, vi racconto l'aneddoto: venne arrestato proprio in quel periodo perché lo si pensava una spia austriaca che stava rilevando il modo di uno sbarco, e passò diverse ore in un commissariato. Andiamo avanti. Ecco, ci troviamo nelle cosiddette grotte di Sant'Erasmo, presso il muro di Nerva, all'esterno, sul versante occidentale del porto commerciale di Formia,
Anche qui si tratta di una villa di secondo primo secolo a.C., piuttosto antica, in opera incerta, dove abbiamo i resti sommersi di una piscina di primo tipo, generalmente quadrata, come quella per esempio di Santa Marinella, quella piena di 80 piedi, 24 metri, circa 24 metri di lato, che aveva un serbatoio idrico, che sarebbe questo, di rifornimento di acqua dolce. Perché questo? Perché le piscine, essendo degli spazi confinati di acqua di mare esposti alla calura del sole, tendevano ad aumentare la salinità, a surriscaldarsi e aumentare la salinità, per cui era necessario un apporto di acqua fresca, dolce, continua, dosata ovviamente, che comunque era gradita ad alcune varietà di pesce, come per esempio la spigola. Pensate che alcune varietà di pesce possono addirittura crescere in acqua dolce, ma certamente di gusto non eccellente, come appunto la spigola colorata, possono adattarsi all'acqua dolce. Andiamo avanti. Ecco, questa è la villa, complesso compatto di questi locali, anche con l'ingresso verso la porta centrale, in una situazione ambientale magnifica. Cioè, qualcuno potrebbe dire, ma non è urbanizzata, sembra abbandonata. No, questa è una cosa eccezionale, perché c'è ancora una situazione di diretto rapporto storico del mare con una struttura antica sedimentata nel tempo senza nessun disturbo o alterazione attuale. Ed è quello che praticamente esisteva nell'Ottocento su tutta la costa urbana di Formia, era caratterizzata da questa situazione, con questi giardini già dal Medioevo impiantati sul piano residenziale, che non serviva più ovviamente, e che anzi, essendoci sotto la struttura antica che manteneva l'acqua, l'unica cosa che ci hanno voluto piantare sono stati gli agrumi, perché altrimenti avrebbe, qualsiasi altra cultura avrebbe sofferto in questa situazione. Andiamo avanti. Nelle cosiddette infecola grosso, una parte di quella struttura distaccata sotto proprio la via litoranea, abbiamo dei locali che servivano inizialmente a sostenere le antiche mura poligonali che tendevano a spanciare, e c'è una decorazione, una volta a stucco, di primo secolo d.C., che è uno dei pochi esempi tra Roma e l'area flegrea, tra le altre cose, e che purtroppo ancora sta esposto alla merce di chiunque. Quindi pensate ai valori che ci sono presenti sulla nostra costa. Andiamo avanti. Ecco, ugualmente si vede il tipo di ambienti che si susseguono dalla marina di Castellone verso il porto di Caposele. E anche qui abbiamo un molo romano che contiene i resti di una piscina all'interno precedente. È una situazione ambientale magnifica, perché questa è una pozza di marea, dalla parte distante abbiamo addirittura la Posidonia a un metro o poco più di un metro di profondità, cioè situazioni anche della malacofauna con esemplari di eccezionale rarità che si trovano sulla costa del Nord Africa. Cioè, sarebbe incredibile se per godere di questo tipo di ambienti si istituisse una qualche struttura, un qualche passeggio che distruggerebbe per sempre questa meraviglia, che invece deve essere goduta anche in modo dosato dall'interno dei giardini, passeggiando dai giardini. Andiamo avanti. Ecco, vedete, di fronte al mare di Formia, assolutamente incredibile, caratterizzata una città cementificata come Formia, ancora con un waterfront verde, botanicamente anche di grande pregio, perché sono specie arboree di notevole pregio, agrumi, melograni, alberi vari da frutta, ancora che occupano tutte le strutture antiche preesistenti delle ville romane, qui almeno di due ville romane. Fino al porto Caposele, andiamo avanti, che vediamo qui riadattate dai Borboni, come per vedere le cosiddette grotte di Cicerone, falsamente indicate grotte di Cicerone, di questa villa molto compatta, perché
anche questa legata sempre al commercio marittimo, quindi a un sistema di locali che facevano da base all'apparato residenziale, che affacciavano al magnifico panorama del Golfo, un po' come quello che si può vedere da qui, da questa magnifica villa, e che davanti avevano le piscine, come è stato illustrato in questa stampa del primo Ottocento. Andiamo avanti. Questa è l'area del Porto di Cosene, come vedete molto simile la situazione a quella del muro di Nerva, con il sistema a corte centrale dei locali di deposito, affiancata da un'altra villa che poi si sono fuse queste due ville, è diventata un'unica proprietà, e all'interno di questi locali terranei, naturalmente la residenza è proprio stata sopra, ma anche per l'attingimento dell'acqua, nella parte bassa c'è un impianto termale ancora conservato, perfettamente conservato, e di cui una sala conserva la volta sigillata in stucco con queste scanalature che servivano per indirizzare le gocce di condensa sulle pareti piuttosto che farle gocciolare nelle persone che trafficavano. Quindi anche qui una situazione di assoluto valore, le piscine puramente indicate in questa situazione, già seduti in parte dai Borboni e poi del tutto negli anni 70 da piazzale, però protette da un sistema di scogliere che riservavano un porto privato che appunto era chiuso tanto di questa villa che dell'altra che vedremo, e l'altra la struttura di piscina, andiamo avanti, ecco che vediamo qui, struttura appena affioranti, e questa va sui 90 metri di fronte. E il molo attuale, già rifatto dai Borboni, poggia su quello antico romano che era in produzione della piscina e quello che recintava quella propria. Andiamo avanti. Ecco, e questa è la pianta del complesso della villa Caposelle, oggi in proprietà Rubino, dove si vede la teoria di locali voltati che servivano in buona parte come depositi, e le antistanti piscine, due in questo caso, una è quella che vi ho già detto compresa dal molo romano e che quindi designa due ville adiacenti, attaccate, e dobbiamo pensare a questo, un fronte a mare antico di residenze magnifiche, porticate, l'una stretta accanto all'altra, che creavano una sorta di veri e propri giardini pensili, immaginate una successione di portici e di terrazze alberate, quindi con questo scalare verso il mare di verde, di strutture biancheggianti. Anche qui, nella parte bassa del complesso più grande, dove sgorga la sorgente, a ridosso della rupe, quindi in una situazione molto calda, adatta proprio al soggiorno invernale del piano superiore, abbiamo un'associazione tipica di sale da pranzo e impianto termale, perché chiaramente i romani, come sapete, facevano la cura termale, il bagno nel bagnium privato, e poi accedevano nel triclinio oppure nell'oece, che è una sorta di declinio ma caratterizzato da colonne, e di questi oeci Vitruvio ne dà una precisa descrizione che si in tutto e per tutto si sposa con questi due esempi che abbiamo infatti un oece tetrastico e un oece corinzio, con una fontana, ossia un infeo di fondale. Andiamo avanti, vediamolo. Questo è l'infeo corinzio costruito in parte dai Borboni con la fontana, con la nicchia fontana, quindi qui era l'ambito dove si pranzava, e per farvi capire come appunto queste ville fossero pensate per l'ozium, quindi per il corto riposo, anche la progettazione era determinata da precise condizioni, da schemi, da criteri di proporzionamento che si ispiravano a quanto offriva la cultura dell'epoca. Allora, in questo caso la proporzione della sala è determinata dal teorema di Platone sulla duplicazione del quadrato.
come si poteva duplicare il quadrato, allora le radici quadrate non esistevano, si faceva graficamente. Platone divenne questa bella idea, questo è il quadrato da duplicare, facciamo l'esempio, basta aprire, immaginare un pezzo di carta, aprire i triangoli all'esterno e raddoppiare il quadrato, e questo è il famoso teorema di Platone. Quindi vedete, l'aspetto corto si insinuava nella progettazione ed era, pervadeva ogni cosa di queste linee. Andiamo avanti. Derivato sempre da quel teorema, lo sviluppo questa volta nel Pinfeo Corinzio, non perché le colonne avessero i capitelli di Corinzio che è il tipo di costruzione. In questo caso i rettangoli che compongono la parte più interna, in particolare dell'infeo, la pianta dell'infeo, sono tutti in rapporto 5 a 4, che è una cosa interessantissima, perché poi questo rapporto si lega al fatto che c'è usato un modulo di 7,5 piedi, che è un po' strano, sarebbero 30 palmi, che praticamente va a collimare con quanto Vitruvio detta per la proporzione dell'uomo iscritto nel cerchio e nel quadrato, perché il quadrato in cui è scritto l'uomo è alto 6 piedi, l'uomo è alto 6 piedi, la braccia allargata è lo stesso 6 piedi, però Vitruvio non detta la misura del diametro del cerchio. Guarda caso, noi abbiamo la misura tradotta in cubiti, cioè un piede e mezzo, abbiamo 4 cubiti per il quadrato e 5 per il cerchio, il rapporto 5 a 4. E questa figura geometrica, guarda caso, iscrive la pianta del ninfeo nelle parti principali. Quindi lo studio di questo edificio ha permesso addirittura di risalire a quello che intendeva veramente Vitruvio nel disegno, che è simile a quello leonardesco, di poco, però qui le misure sono con numeri naturali, mentre invece quello di Leonardo con numeri razionali, per intenderci, con i decimali all'infinito, che ovviamente non erano praticabili allora, perché dell'uomo da cui si traevano le proporzioni degli edifici devono essere i numeri interi rapportabili, no? Alla costruzione. Quindi questo è evidente. Andiamo avanti. Allora, andiamo finalmente all'esterno della città. E anche se il territorio non è di Formia attualmente, ma era del territorio antico allora, quindi le dobbiamo vedere queste cose, e comunque la cultura non ha confini. Abbiamo la villa di Conca, che si trova qui alla fine del litorale di Vindicio, e la villa di Fontagna, che si trova questa volta all'esterno, alla fine del litorale di Seramo. Vediamo, andiamo avanti. E questa è la villa di Fontagna, la piscina della villa di Fontagna. Come si presentava? Tra le altre cose, una struttura che è stata negli anni 70 confusa come belvedere sul mare, senza nessuna ragione, perché ci sono delle evidenze, a parte le aperture, ma gli espedienti per dirigere i flussi idrici, che sicuramente non appartengono a un belvedere esposto al mare. Sono dei piloni di 6 metri di largo con interruzioni nei canali di 2 metri di ampiezza, che hanno una particolarità incredibile. Invece del solito schema ripartito geometricamente in modo rettilineo con lo sangue eccetera, hanno questi anelli intersecati che ricordano, rammentano i cerchi di acqua. Quindi dalla parte immediatamente attorno alla piscina, dove c'era un portico, anche una sorta di torus circolare, che evidentemente ce ne dovrà essere un'altra, ma anche dalla parte superiore, con lo sfondo paesaggistico, c'era praticamente questa struttura geometrica che ornava in pratica lo specchio acqueo, così come nelle ville di campagna si otteneva lo stesso risultato con la manipolazione delle specie arbustive attraverso l'ars topiaria, quindi con disegni geometrici o anche di animali fantastici in evidenza. Quindi si lavorava sullo specchio acqueo per ornare anche, no, la visione
del panorama in questo caso. Naturalmente si tratta di un impianto di ridotte dimensioni che, tra le altre cose, usufruiva di acqua dolce sorgiva da uno dei locali bottati che stanno da questa parte. Era sicuramente un impianto di cattura e stabulazione. Si catturava il pesce con dei bastoni, lo si faceva entrare dentro, oppure lo si catturava con le nasse, che era il modo migliore per poterlo avere integro e poterlo depositare nella piscina. Pianta di stabulazione, cioè farlo stare lì al momento che è opportuno poterlo prelevare e consumarlo. Taluni di questi proprietari, neanche questo facevano, vedevano, si dilettavano a osservare il pesce come se fossero degli acquari, e Cicerone prende in giro Ortensio, uno dei tanti, li chiamava piscinari. Pensate che Ortensio fece addirittura il funerale a una murena. Quindi vi faccio capire anche la suggestione dove arrivava, al punto di compenetrare come se fossero persone, no? Questi abitanti del mare. Andiamo avanti. Piscina di Conca, dai 60 metri circa rispetto al disegno di quella di Fontagna, qui ci troviamo a 300 piedi, quindi quasi 90 metri di lato, con una piscina circolare centrale di 100 piedi, quindi 30 metri. La forma è evidente, sta sulla punta di Conca, ha ripercorso la morfologia della costa rocciosa, ma l'ha esaltata al massimo, cioè da un elemento riduttivo, sia di spazio che anche di opportunità, se vogliamo, è stato esaltato, è stato praticamente tradotto in un vantaggio. Con questa grande piscina protetta da una bella scogliera, come vedete, ecco, questa è la parte circolare, e questa sarebbe questa, e questa praticamente è il margine della scogliera sommersa, che poteva essere realizzata facilmente con una grande pietra a disposizione, sono ancora le caviglie, e oltretutto per la presenza di tanta acqua sorgiva dal fondale, dalla costa, che caratterizza questa zona, acqua freddissima e sempre abbondante. Quindi in pratica la villa in questo caso si imponeva, nella sua ridotta dimensione, si imponeva con questa grandissima peschiera che ne esaltava le visuali verso soprattutto il promontorio di Gaeta, con questa vasca circolare, no? Che quasi ripigliava la curva del golfo, ma nello stesso tempo ambiva questa villa, che era su più livelli, con portici, ambiva a inserirsi nel panorama come elemento significativo del panorama. Cioè non solo il panorama così come era stato ereditato, ma addirittura aggiungere qualcosa che in un certo modo fosse l'esaltazione della dignitas del proprietario. Andiamo avanti. E questa è la vista della vasca circolare e questa dei locali da cui sgorga acqua potata. Non aveva parati commerciali. Quindi bisogna pensare a una villa di godimento e anche forse di commercializzazione. Generalmente le vasche circolari erano murenali, si allevavano le murene. Andiamo avanti. E nel fondale, un lavoraccio di molte ore con tuta a doppia pelle in acqua freddissima per rilevare questa piscina e anche fare queste fotografie in altri passaggi, dove si vedono i blocchi di pietra con le incisioni, le scanalature per lo scorrimento, così ovviamente erano rizzati nella muratura, questa è la soglia di battuta, la soglia di battuta dove si bloccava la griglia o la paratoia. Andiamo avanti. E questo è un disegnetto per darvi l'idea di come si presentasse la villa, un po' rifacendosi anche a quei dipinti che abbiamo visto di Stabia e di Pompei, con le palme etiopiche, queste tolos, insomma, che sicuramente ci saranno state, però non è così, per dare un'idea, farvi capire come si imponeva comunque nell'ambiente circostante questo tipo di costruzioni. Andiamo avanti. E adesso andiamo sul versante opposto, che era ed è ancora il limite del territorio formiano, sul promontorio di Giacova,
dove nella propaggine più estrema verso Formia abbiamo questa grandissima villa che profittava di questa situazione ambientale. Panorama eccezionale e un paesaggio altrettanto eccezionale, mitico, legato alle vicende di Enea, di Ulisse, le strigoni e quant'altro, quindi paesaggio, panorama, paesaggio. Avanti. E di che si tratta? Si tratta di una villa estesa di 600 metri di lunghezza, quindi circa 90.000 metri quadrati, divisa in tre livelli di gradanti al mare, in struttura speculare che era legata alla disposizione climatica di due ali stagionali, cioè l'ala invernale e l'ala estiva. In mezzo c'era il balneum, che chiaramente serviva tanto all'una e tanto all'altra, e dominata da questo edificio ottagonale, eccezionale e assolutamente originale, che in qualche modo insisteva, era stato occasionato dalla presenza di una sorgente che alimentava tutta la villa quasi in cima alla collina. Ne parleremo dopo. La cosa interessante è vedere che le direzioni delle strutture sono fatte in base a una rosa dei venti, diciamo così, che è indicata da Vitruvio in uso agli astronomi, ma anche per la stessa progettazione del Teatro Latino, composta di quattro triangoli in gradi sovrapposti, e quindi gli angoli, come vedete, vanno a riprendere quello delle strutture. E naturalmente c'è anche un criterio di esposizione del sole, c'è una particolare situazione per cui la villa funzionava d'inverno e d'estate in due bracci diversificati. La cosa importante è che l'ambiente costiero era diverso, perché c'è stato un dissesto geologico, difatti le strutture sono tutte inclinate in avanti del 2-3% verso sud, perché la collina si è inclinata letteralmente, quindi si è perduta una parte della costa che era caratterizzata da un basso fondale, diciamo, delle piattaforme rocciose di erosione con del ciottolame, che poi si andavano a riunire a un cordone litoraneo che isolava un piccolo stagno, e in questa situazione si andavano a inserire due piscine di diverso tipo, una appunto dello stagno, che non vi faccio vedere perché sono fotografie tecniche molto problematiche anche nella visione, c'è stato un affioramento occasionale negli anni 70 di questa struttura, e un'altra invece nell'insenatura rocciosa detta Porto di Giano, già dal Medioevo, ma che poi è passata a indicare un porto fantomatico, porto romano, che non c'è mai stato. Andiamo avanti. Per farvi capire di cosa stiamo parlando con l'edificio ottagono, questo era l'aspetto sul lato mare dell'edificio, che appunto affacciava su un grande emiciclo, un porticato, con una serie di situazioni portici di verde posto sulla sommità dell'edificio stesso, e che appunto era motivato dall'intercettamento, dalla captazione dell'acqua sorgiva che serviva a tutta la villa, e che ha dato l'occasione per costruire una sorta di caverna artificiale, ossia cosiddetti museum, o musea, museum singolare parlando di questo specifico. E dove la volta, ad esempio, la volta era rivestita di mosaico cosparso di stelle, le pareti a grotta, quindi l'acqua, insomma tutto l'edificio riproduceva un microcosmo seguendo la teoria aristotelica della costituzione del mondo, dove tutto si determinava dal movimento dall'alto al basso, verso il cielo, verso la terra, e dall'unione dei quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. E lo ritroviamo praticamente qui, perché la terra è l'ambiente a grotta, l'acqua ci sta, il fuoco era sicuramente nella parte illuminante, e l'aria era quella che era all'interno dell'ambiente. Quindi in pratica un microcosmo significativo attorniato da otto sale, di cui sette sicuramente destinate all'esposizione di sculture, all'esposizione artistica, quindi che avevano certamente una relazione con questi significati,
e nella parte alta il sepulcrum, perché in questo tipo di edifici ellenistici questo non era assolutamente vietato nella concezione che ne hanno fatto quei romani. Quindi nella parte alta dell'edificio, così come era eccellente l'edificio da vivi nella parte bassa, perché ovviamente scorgava anche la sorgente, elemento di vita, così poteva essere ed è stato l'estrema dimora del proprietario. Andiamo avanti e andiamo alla piscina di Gianola, cosiddetto porticciolo romano, che porticciolo romano non è, principalmente perché è assai poco adatto a un porto, benché possa essere utile come riparo, e per questo la Medioevo chiamato porto di Gianola, perché il fondale è basso e roccioso, c'è una sorta di canale di curvo che permette di arrivare, ma non è una struttura, cioè non è una situazione ideale per un porto, quanto invece per una piscina. E che è questa, praticamente una piscina trapezia dove ancora si vedono delle strutture sotto i mori e sul fondale, addirittura con una soglia di battuta in profondità al centro del fondale, e diversi elementi spazi che sono inequivocabilmente quelli di una piscina. Andiamo avanti, tant'è che in una fotografia precedente alla costruzione del porto vediamo la diga frontale della piscina ancora nella sua situazione originaria, ossia così come c'era pervenuta dall'antichità, che poi è stata interrotta e sovrapposta dai nomi. Andiamo avanti e vediamo sparse le testimonianze dei luoghi della piscina, cioè le soliti gargami, le soliti elementi per lo scorrimento delle griglie e delle paratoie, e di cui uno murato anche del nuovo recente, degli anni 1928-30, costruito dal marchese Carlo Fan de Ribera, che aveva il villino proprio dietro questo porto, e la muratura, che è quella moderna, si vede assolutamente diversa da quella che è un'opera incerta essa, ma più minuta, che sta nella parte bassa. Avanti. Questa piscina negli anni 70 è stata confusa con quella tramandata a Scavoli e che ha goduto persino un posto nella mostra Augustea della Romanità del 1937 nel Circo Massimo, un plastico, che però è andato perduto, non si ha una fotografia, non si ha un rilievo, benché rilevata da Iacono, forse un giorno uscirà fuori, non si sa, e che io ho ricostruito così, così come è stata descritta, però piccolina, trapezia anch'essa, ecco la confusione, con una vasca centrale quadrata collegata sugli estremi alla perimetro trapezio. In parte riparata in un vano roccioso, si troverebbe praticamente dove essere il cosiddetto scoglio, l'ultimo stabilimento balneare di Scavoli verso Fornia, sotto la montagna, sotto Monte d'Oro. Andiamo avanti. Oh, Dulcis in fundo, abbiamo parlato delle ville forniane marittime con piscina, ma non tutte le ville possedevano una piscina e non tutte le ville erano marittime, bensì costiere. Quella che più eccelle è quella che sicuramente va attribuita a Cicerone, al contrario di ciò che si pensa falsamente riguardo a quella del Caposele, del porto Caposele, e si trova nella proprietà di Lamberti. Questo è il litorale di Nicio, quindi circa 500-600 metri più avanti, che è costituita da un fronte a nicchie esteso per circa 100 metri, nicchie che ospitavano delle fontane alimentate da un acquedotto nella parte posteriore che arriva dal Monte Conca, un acquedotto a sifone rovescio, cioè un acquedotto a pressione che scendeva alla vallata e risaliva per caricare le acque del serbatoio che poi riforniva la villa. Cosa molto interessante, che quindi affacciava sul mare il paesaggio, ma era interrotto dall'antistante via Flacca, quella che si muove sia la via Flacca, insomma il collegamento con la Rena, e che praticamente impediva quindi un contatto diretto, no? Nello stesso tempo questa villa era separata da un'altra villa da una strada vicinale rettilinea che troviamo in traccia
in parte inglobata nel recinto della cosiddetta detta tomba di Cicerone, detta d'antica data tomba di Cicerone, quindi è una indicazione non recente questa. E questa situazione fa vedere appunto come la strada vicinale fosse di proprietà della villa, ovviamente, e anche la striscia di terreno dove insiste la tomba. Dalla tradizione classica sappiamo che la villa di Cicerone era situata nella località Caglietta, nel Fornianum, ovviamente, quindi una proprietà suburbana, e non poteva quindi essere sotto le mura di Formia antica, quindi al fuori, nel suburbio, nella proprietà Caglietta, ma che poteva essere già l'ambito del porto naturale, quindi anche già da Vindicio, la parte più riparata, e in un punto preciso dove era eccellente per i venti etesi, che sono dei venti che spirano molto freschi dalla vallata di Itri, per intenderci. Guarda caso, la zona è stata eretta per gli sport vendici, proprio quella parte lì, antistante alla villa, diciamo, attuale villa Lamberti, da questa parte. A parte queste speculazioni di carattere storico, è interessante vedere la ricostruzione che ho recentemente pubblicato sugli atti del convegno Fornianum, e che finalmente è quella molto attendibile della tomba di Cicerone, basata sui rilievi minuziosi, sul criterio proporzionale e sui confronti di monumenti dell'età augustea, celebrativi dell'età augustea, perché vi ricordo che la famiglia di Cicerone venne riabilitata da Augusto, quindi non ci fu più nessun impedimento ad erigere un monumento eccellente in memoria di Cicerone, monumento di cui si è conservato soltanto il nucleo strutturale composto sia da blocchi calcarei che da una torre cementizia, ma che in realtà prima era rivestito completamente di marmo bianco lunense, e probabilmente sovrastato da una statua equestre di bronzo dorato, perché nella parte superiore della terrazza c'è un basamento rettangolare che molto probabilmente ci indica questo tipo di scultura. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un monumento di questo genere, oltre a onorare la dignità e la memoria di Cicerone, doveva essere ben visibile in un ampio circondario, non solo dall'acqua, ma anche dal mare, perché se voi immaginate di stare nel Golfo, avreste visto questo monumento biancheggiante con questa fulgida statua dorata risplendere, diciamo, nella campagna. E questo è un elemento fondamentale, quello cioè della continua affermazione della dignitas familiare, sia nella costruzione delle ville, nella loro dotazione e nel loro aspetto. Quindi all'aspetto meramente economico, che vi ho detto all'inizio, per la villa intesa come elemento produttivo, si è poi sovrapposto un elemento fortemente caratterizzante e fortemente indicativo della classe sociale più elevata che dominava Roma. E questo è anche un po' il percorso che abbiamo fatto, che si conclude con questo edificio, con la costruzione di questo edificio. È un po' un voler anche far risaltare quelle che sono le risorse di cui gode Formia, risorse ancora del tutto inutilizzate, ma pericolosamente esposte. Con questo concluso, grazie.